Ciao amico. Non fa niente, non fa niente. No, è la mail. Perché mandano del materiale? Cioè, io. Normalmente sono io. Però si può anche scrivere a praticamente. Ci ritroviamo qui ancora nel mese, perché non è proprio la giornata 25, è la giornata contro la violenza da donna. Reggio Fahrenheit ancora, insieme all'associazione Non da Sola, Emergency e Amnesty. E questa sigla nuova che è Sei Donna, appunto, su un gruppo di donne reggiane, che riflettono su argomenti che abbiamo ritrovato molto consoni al testo che presentiamo oggi, tra l'altro. Un gruppo di donne che si definiscono femministe e che ancora ritengono che ci sia molto spazio per la riflessione, per i rapporti fra uomini e donne e molte cose da risolvere. La crisi della politica e della democrazia viene ormai nominata come luogo comune. In Italia la transizione si annoda e non permette di prendere commiato da paradigmi culturali, meccanismi, connivenze che si sono insinuate fin dentro le pieghe della democrazia, il bene comune più compromesso in una fase nella quale i partiti non hanno più identità e forza. Alla forza dei leader e dei partiti personali corrisponde forse il punto più basso dell'autorità, nel senso di autorevolezza, del ceto politico e delle istituzioni. Il XVI è l'Italia a trasformarsi in una serra del Vaticano. Da noi è introvabile la pillola del giorno dopo, dei dico non si parla più. È escluso che le decisioni sul congedo della vita abbiamo a che fare con la libertà degli individui. Ma cosa accade quando le donne si trovano nelle vicinanze del potere politico? L'immaginario collettivo non perdona. Giacca Armani, borsa Tod's, scarpe Gucci, la signora al comando ha il cuore duro come un sasso. Quando Rosy Bindi si è candidata alla segreteria del PD, primaria 2007, unica donna, per fortuna ora presidente diventata di questo partito, a competere per la guida di un partito, l'associazione Emily si è spaccata. Viene smentito il suo DNA. Sostenere la voglia di vincere di una donna. La frase di Anna Finocchiaro, allora presidente del gruppo di S al Senato, quella di Bindi non va ridotta a una candidatura femminile, non va ridotta a una candidatura femminile. Oggi attraversiamo una fase contraddittoria in cui sembra manifestarsi una larga e violenta reazione contraria al mutamento prodotto dalla rivoluzione femminile. La violenza fisica contro le donne può essere interpretata in termini di continuità, osservando il permanere di un'antica attitudine maschile che forse per la prima volta viene sottoposta ad una critica sociale così alta, ma anche in termini di novità, come una risposta nel quotidiano alle mutate relazioni fra i sessi. Noi pensiamo che spetti a uomini e donne agire nella politica a ogni livello e in ogni contesto, con la consapevolezza di questo passaggio tanto delicato, praticando una relazione, un conflitto tra i sessi che non è eliminabile, ma che può darsi come non mortifero, non violento, un incontro-scontro inedito. Per due. L'abbiamo scritto anche nel discorso del potere. Le donne potrebbero essere una leva per il cambiamento. In Italia però i cambiamenti veri piacciono poco, sempre che sia attendibile e non un'invenzione degli studiosi del tanto peggio la narrazione di un paese immobile bloccato. Bisogna essere grati al femminismo degli anni 70 che, nominando l'oppressione maschile, si confrontò con una questione sessuale e simbolica fino a quel momento nascosta. Il modo sommerso che hanno le donne di portare il cambiamento non viene sufficientemente registrato sulla scena pubblica. Quanto alle prime novità che emergono nei comportamenti maschili, stando alle inchieste e ai dati più recenti, non solo in Europa e nei paesi nordici, ma anche in Italia, i giovani padri si interessano di più ai figli e alla conduzione delle faccende domestiche. Gli intervistati si dichiarano distanti dai ruoli che hanno ereditato dai loro padri. Certo, restano anche forti tracce del modello tradizionale, fatto soprattutto di assenza, perché il maschio deve lavorare e fare mondo fuori dal nucleo familiare.
In un mondo sempre più tecnologico, la forza fisica non rappresenta più un elemento di superiorità. Ma se l'identità sessuale femminile non ha più a che fare con quella biologica, se si trasforma in una scelta instabile, in un mero prodotto culturale, gli uomini e le donne possono sottrarsi all'idea di famiglia che si è strutturata in secoli. La discussione è aperta. Che il problema fondamentale nel disordine sociale e simbolico delle nostre società sia l'incertezza maschile e paterna lo si pensa ormai da tempo, ma il punto è che ritorni al passato sono impossibili, oltre che non desiderati. La legge riconoscerà il diritto di interrompere la gravidanza indesiderata gratuitamente e nelle strutture pubbliche. Viene ammessa la possibilità di non operare per il medico che sollevi obiezione di coscienza. 30 anni dopo, negli ospedali italiani, sono obiettori il 72% dei medici e il 59% dei primari. Invita le donne ad andare a iscriversi alle liste elettorali, almeno come segno di protesta. Nel 1913 danno il voto agli analfabeti, alle donne no. Nel 1919 passa il voto alle donne alla Camera, qualcuno aveva rifatto i letti, ma non al Senato. E poi, finalmente, nel 1923, un grande statista, prima di Berlusconi, il nostro Benito ha l'idea geniale di dare il voto alle madri dei caduti in guerra. Poi ce li pensa, ed è lui il primo a portare in Italia l'emancipazione, infatti dice non diamo il voto né alle donne né agli uomini, pari. E grazie a lui insomma abbiamo avuto questa grande conquista all'indietro, perché già le conquiste vanno sempre in questa forma qua, cioè, visto che avete uno stipendio alto, cioè quelli che hanno stipendio più alto se lo fanno più basso, così dopo siamo tutti uguali, concetto di uguaglianza che gira. Ecco. Sentendolo leggere, di nuovo mi sono convinta che abbiamo trovato un modo per esprimere il pensiero nel linguaggio e quindi di poterlo con agio raccontare. Altra cosa che ho notato scrivendo, cioè sentendomi leggere dei pezzi del libro, è che non è superato dagli eventi, nonostante che questo è un libro che sta molto sulla cronaca, cioè fa degli andare e venire, dei passaggi, parte dal 68, ci teniamo molto a dire che tutto è cominciato da là, poi c'ha dei momenti di rottura molto forti, dopo quella del 68, probabilmente un'altra è quella dell'89, un'altra è quella del 2001, ma in questi andare e venire, la cronaca è sempre quella che diventa un riferimento. Che il mettere, far diventare pubblica attraverso la scrittura una relazione di amicizia e di molto intensa e di consuetudine, tra virgolette, professionale tra un uomo e una donna, possa anche voler dire che sono possibili relazioni tra uomini e donne fatte anche di discussioni, perché con Letizia spesso discutiamo, magari qualche volta litighiamo anche, perché c'è una diversità di, oltre a quella ovviamente di essere un uomo o una donna, anche di approccio, di punto di vista, e anche nella scrittura, perché se si leggono poi cose scritte da me o da lei, si nota una differenza. Io credo di avere una scrittura più piatta, comunque è più razionale, ecco. Letizia è molto più fantasiosa, per dir così, ha un dono di scrittura molto, che ha tanta leggerezza ma contemporaneamente profondità. E, ecco, il secondo motivo è che appunto penso, mi piacerebbe che questo libro stimolasse anche una discussione tra uomini interessati a un rapporto diverso con le donne, con le donne che conoscono, con le donne in genere, gli uomini che fanno politica, con il pensiero e la pratica politica delle donne che nei decenni del secolo scorso, di questo secolo, hanno
secondo me, sperimentato un modo diverso appunto di fare. Cosa importante che